Buongiorno da Piercarlo Lava, oggi sono con Pierluigi Cavalchini, direttore di Città Futura. Buongiorno a tutti, sì. Buongiorno, buonasera, dipende da quando vedono questo video. Ciao carissimo, ci spieghi perché non concordi in merito ai contenuti dei progetti del PISU ed inoltre qual è la tua opinione sul Ponte Meyer? Andiamo subito sul pesante direi, ma... Dunque, non concordi è un termine così, un'affermazione un po' pesante, nel senso che il progetto integrato di sviluppo urbano ha una sua storia, non sto a farla io, avete fatto anche delle interviste, quindi sapete di cosa stiamo discutendo. Se si voleva fare una riqualificazione post 94, quindi post alluvione, con finanziamenti locali, regionali, nazionali o addirittura europei sulle due sponde e su tutti i quartieri, tutte le zone che insistono sulle due sponde del Tanaro, bisognava partire in un altro modo. Invece l'impressione mia, ma non solo mia, è che questo PISU sia nato un pochettino viziato dal fatto di dover coprire in qualche modo quelle che erano le necessità del Ponte Meyer. Quindi c'è una stretta sinergia, uno stretto collegamento fra le due eventualità, fra le due prossime eventualità, visto che poi ci saranno delle realizzazioni. Cioè, in sostanza, cosa voglio dire? Voglio dire che c'è stata poca discussione, non voglio dire nulla, ma comunque poca discussione. In diversi periodi amministrativi, quindi in diverse consigliature, come vengono chiamate, quindi sia quando c'era la Calvo, dopo anche con la Scagni, poi con Fabio e ora con Rossa, per discutere a freddo di quelle che potevano, quindi con tranquillità, di quelle che potevano essere le strategie migliori. Le strategie migliori partono, in sintesi, partono dal concetto che, l'abbiamo sempre detto come, prima ancora che come Città Futura, qui sono come giornalista, come direttore, ma come ambientalista, anche come rappresentante di diverse associazioni, Lega Ambiente, Pro Natura, WWF, tutti sono d'accordo, Italia Nostra, su questa cosa, che l'intervento sul nodo di Alessandria non doveva essere concentrato sui ponti, cioè i ponti potevano essere una parte dell'intervento. I ponti non vuol dire solo il Ponte Cittadella, dire il ponte Forlanini, lo stesso ponte ferrovia poteva anche essere costruito meglio. Tutte cose che vengono dette, che si sono scritte, che sono state anche affermate in luoghi ufficiali. Quale altro percorso? Un percorso che doveva prevedere una visione più ampia, di bacino, come si dice, secondo le indicazioni dell'autorità di bacino con la legge 183. Ora, siamo sempre in tempo per fare un lavoro sul bacino, quindi ampio, quindi su Cuneo, Alessandria e Asti insieme con la Regione, però io devo dire che aspetto dall'amministrazione dei segnali anche da questo punto di vista per arrivare nel più breve tempo possibile ad aumentare il livello di sicurezza. Tutto poi discende, anche le scelte, alcune scelte del PISU, secondo noi, secondo me in modo particolare, potevano essere articolate in modo diverso, nel senso che magari si poteva avviare un rapporto con la popolazione, specialmente con alcune realtà che insistono su quel territorio, quindi vicino al fiume, e sentire anche dalla popolazione, da chi ci abita, da chi ci lavora, quali erano le necessità primarie e fondamentali. Questa è un po' la motivazione della perplessità, non direi una contrarietà, c'è una perplessità. Ecco, ma anche detto che progetti erano stati presentati e fatti approvare dalla precedente amministrazione, verissimo, ed è stato anche aggiunto dal professor Ferrarasco che non c'erano le possibilità per apportare grandi modifiche. Bisogna anche dire che comunque l'attuale amministrazione è partita tardi nel presentare questi progetti e nel parlare con la città. Io non voglio criticare nessuno, non è mio compito e non è mia intenzione. Certamente è difficile amministrare una città, specialmente dopo una situazione di emergenza come quella che hanno trovato questi amici amministratori. C'è però un fatto che sarebbe stato meglio abbreviare i tempi di confronto con le realtà e quindi riuscire ad ascoltare di più. Ecco, purtroppo, secondo noi, secondo me, si è ascoltato poco. Ecco,
possiamo fare tutta una video intervista sul peso, perché ci sono altre cose, certo, passare a un'altra domanda. Magari ne parliamo un'altra volta, che il peso comunque ce lo porteremo avanti per degli anni. Certo. Se volevo un progetto della grande Montitivi di Arma. Ma io sono sicuramente, io personalmente e come giornale, come Città Futura, sono sicuramente d'accordo per una semplificazione. Una semplificazione che deve essere ispirata da due obiettivi, da due principi che sono anche due obiettivi fondamentali, che sono capire bene quale tipo di servizio si vuole erogare e qual è il tipo di richiesta che viene dalla popolazione. Qua si parla di AMAC, ma si parla anche di multiservizi, quindi multiservizi partono dall'acqua, dai servizi energetici, però possono anche essere quelli per i trasporti e per i rifiuti. Non c'è limite per questo. Quindi capire bene quali sono i servizi. Però in questo caso parliamo di AMAC, ANO e TARA. Ok, io su questo sono d'accordo. Il secondo punto però fondamentale è quello che non sia un pateracchio, ecco, lo dico in un modo un po' antipatico per farmi capire, cioè se si fa un passo per arrivare ad una, anche ad una minor spesa da parte del pubblico, quindi dell'ente pubblico, per ottenere un servizio migliore, questo passo deve essere fatto. Se costa questo passo, se costa nel frattempo, se costa in termini di immagine o in termini di occupazione, si devono trovare, ecco, voglio essere ben chiaro in questo, si devono trovare le opportune misure per tamponare queste che devono essere però delle questioni, diciamo, di intermezzo. Cioè l'obiettivo deve essere mantenuto e non deve essere cambiato, usando un termine renziano nazionale, per dei vincoli di intermezzo, dei vincoli intermedi. Questi vincoli intermedi, che poi sono persone, quindi stiamo parlando di cose importanti, di questioni importanti, devono trovare altre strade, possibilmente entro pochi chilometri, con ricollocazione adeguata. Passiamo a... Chiaro il discorso? Passiamo alla sezione ATM, che a quanto pare, stando ai dati del bilancio, è critica. I sindacati lo era già negli anni 90. Ecco, i sindacati non hanno firmato l'accordo per la cassa integrazione. Ecco, che cosa ne pensi? Qui siamo un po' al discorso di prima, non voglio criticare i sindacati e non voglio dire che ci sia stata un'operazione solo di rallentamento intermedio, usando il termine precedente, oppure strumentale, però proprio per evitare questo bisogna capire che tipo di servizio fare, erogare, quindi permettere alla cittadinanza tramite l'ATM. L'ATM, questo servizio tradizionale di trasporto pubblico municipale, almeno da 40 anni, 30 anni, 30-40 anni è in deficit, è in difficoltà. È in difficoltà perché non ha saputo rispondere alle esigenze dei cittadini. Ma veniamo a cosa invece alla situazione attuale, che cosa bisogna fare oggi per evitare... Bisogna migliorare il servizio. Allora, qui di nuovo cerco di spostare il discorso un pochettino più avanti. È chiaro che devi fare un intervento tampone, questo intervento tampone lo lascio al nuovo assessore al bilancio e a chi cercherà poi di trovare delle soluzioni immediate. Però non è con 1, 10, 20 milioni che si risolvono le cose oggi. Si devono risolvere pensando al domani. Quindi, aumentando l'appeal, usando un termine inglese, del servizio pubblico. Il servizio pubblico riesce a ottenere un interesse per la, perché è una città questa che andrebbe di più in autobus, sicuramente lo userebbe di più se questi autobus fossero con una maggiore frequenza, non fossero inquinanti, non troppo grandi, non danneggiassero le strade e non costassero troppo la collettività. Però a questo proposito, stando a quanto annunciato più di una volta il precedente Cermelli del team, messo in arrivo a settembre-ottobre 10 nuovi mezzi, sì, non 6, e anche alcuni mezzi elettrici per creare una linea elettrica. Bene, allora questo bisogna incrociarlo, benissimo, bisogna incrociarlo però con un piano del traffico che deve trovare quindi non una presenza surrettizia di questi mezzi, ma devono diventare centrali, quindi nell'area centrale devono avere sicuramente la priorità rispetto alle auto, se vogliamo essere chiari. Ecco. E ben vengano queste iniziative. Ecco. Certo. Per finire, che fine hanno fatto i nuovi consigli di quartiere o ambito territoriale del quale si era parlato da mesi in diverse commissioni? Mamma mia, stiamo tagliando gli alberi proprio con l'accetta, ognuno in 30 secondi, ci proviamo. Allora,
Dunque, anche qui c'è da fare un ragionamento. Quando erano 24-25 questi quartieri, hanno favorito almeno un pochettino la partecipazione pubblica, questo sicuramente è stato un dato positivo, però forse hanno appesantito la macchina. Ora, trovare il modo di dare voce ai cittadini, perché questo dovrebbe essere l'obiettivo della partecipazione, dare voce ai cittadini non è semplice, anche perché è cambiata la città, è cambiato il modo di avere rapporti con la cittadinanza, non siamo più negli anni 80 e negli anni 90. Ma vediamo che cosa si deve fare, cioè tu ritieni che i consigli di quartiere siano utili o no? E a questo punto se il discorso è sei d'accordo sulla riedizione dei 5 o dei 24 consigli di quartiere, io non sono d'accordo su questa posizione. Ecco, ma allora scusa, bisogna trovare altri sistemi. In che modo tu non solo dai voce ai cittadini, ma tu amministrazione ti rendi conto della realtà, non stai chiuso dentro il palazzo? Certo, bisogna capire quali sono le realtà vere, diciamo le realtà con la R maiuscola se vogliamo usare, o quelle che sono invece surrettizie, finte, perché ci sono molte realtà che apparentemente sono effettive, reali, invece non lo sono. Il problema è che se stai chiuso nel palazzo tu non le conosci, certo, perché devi avere una presenza, non so, quando ci sono degli incontri pubblici dovresti avere comunque un consigliere o qualche delegato dell'amministrazione che va, partecipa, ma non solo per fare vetrina, ma per vedere se è qualcosa di serio oppure se è un incontro fra quattro amici. Cioè, c'è una bella differenza fra qualcosa di serio e un incontro fra quattro amici. Oppure, ancora peggio, se è una riunione vecchia, con una vecchia impostazione, giusto per fare un po' di propaganda elettorale a qualcuno che ha qualche ambizione e poi finisce lì, oppure se si parla di contenuti, anche qua c'è un discorso diverso. Certo. Bene, grazie.